Ci sarà anche Pierfrancesco D'Ambrosio nel lagone politico di campagna per le amministrative del maggio prossimo. Una compagine, la sua, formata da tanti giovani e che punta ad amministrare giovando dei tanti fondi messi a disposizione dall'Europa, individuabili e intercettabili grazie alle professionalità coinvolte nel progetto. Abbiamo fatto un percorso molto lungo costruendo prima una coalizione e la coalizione dopo un periodo di incontri, di riunioni, mi ha indicato quale candidato sindaco. Ecco, abbiamo visto che ci sono sette liste già che l'accompagnano, quindi un gruppo corposo. Ci saranno anche giovani candidati. Soprattutto giovani, tanti giovani professionisti, imprenditori del territorio. Ecco, lei ha già fatto il consigliere comunale, non nell'ultimo mandato, nell'ultima legislatura. Cosa vorrebbe, se diventasse già sindaco, cosa vorrebbe realizzare per campagna? Noi immediatamente dobbiamo rispettare i tempi del PNRR. Campagna in questi giorni l'amministrazione ha pubblicato bandi di gara che scadono nelle prossime settimane. Abbiamo coscienza dei tempi che ci impone il PNRR, dobbiamo rispettarli. Le scadenze del 2026 possiamo dire che sono prossime, metteremo in campo un'azione amministrativa che non ci faccia sforare con i tempi imposti dall'Europa. Campagna è cresciuto moltissimo, soprattutto al quadrivio. Poi abbiamo il centro storico. Cosa bisognerà fare anche dal punto di vista urbanistico, insomma, per non far diventare due realtà diverse? Campagna, ha approvato un PUC nel 2013, il piano urbanistico comunale. Necessariamente siccome sono cambiate tante cose dal 2013 ad oggi, dobbiamo pensare ad un ammodernamento del PUC che risponda nel miglior dei modi possibili alle nuove esigenze e soprattutto tenga conto dei cambiamenti che si sono avuti negli ultimi 10 anni, trasformazioni economiche, sul territorio. Le realtà di Campania, per la verità, Campania non ha soltanto la realtà del centro storico e del quadrivio. Campania ha un ampio territorio articolato in tante frazioni e noi dobbiamo prestare attenzione a tutte le frazioni, a tutte le realtà, cercando di riammagliarle e costruendo luoghi dove è possibile l'incontro, la condivisione, la socializzazione.